Italia, bentornati sul canale. Oggi siamo tornati all'ex manicomio di Mombello per un'indagine notturna pazzesca. Siamo un bel gruppetto, ragazzi, sono i ragazzi dell'SRP, ovvero Daniele e Carlo, ex GHI. Qui con noi ci sono anche, ovviamente, Erika, c'è Emilietta con Mauro, dietro, fatti vedere, ok, perfetto, c'è Marco ancora con noi, e sono... Jerry. C'è Jerry che non so dov'è, perfetto. E ci sono qui con noi, ragazzi, anche tre ospiti, i nostri amici, ovvero Paolo, Giulia e Esther. Perfetto. Ragazzi, siamo nel reparto dove la scorsa volta abbiamo captato quelle VP da urlo, Daniele, può quanto è tu, la vittima di quelle VP eri stato tu. Confermo. E nulla, raga, andremo anche giù nei sotterranei, approfondiamo meglio anche le VP con Erika dell'aiutami, ti ricordi? Esatto. E nulla, ragazzi, vediamo un po' cosa troviamo. Abbiamo due zoom, abbiamo un sacco di K2, RF, abbiamo di tutto. Quindi, ragazzi, nulla, seguiteci in questa nuova avventura su GHI. Andiamo. Ragazzi, siamo già scesi nei sotterranei, io ho già preparato lo zoom perché ci addentreremo nel cunicolo dove la scorsa volta Daniele si era spaventato a morte, poi ci ha fatto risentire cosa aveva sentito e porca miseria, era tremendo. E dove anche con Erika, che in questo momento sta facendo la camera, mi aveva sentito quella voce che diceva aiuto. Molto chiara, che a orecchio nudo non l'avevamo sentita, e sembrava un'anziana, una signora anziana. Sì. Quindi niente, proviamo ad addentrarci. Di qua dobbiamo finire dove? Nell'altro reparto o nell'altro, Dani? Di qua finiamo nel reparto dove c'è il femminile? Dove c'è la porta in ferro. Sì. Dove c'è il femminile? Ok, perfetto. In una, raga, addentriamoci e inizio la sessione con lo zoom. Ci siete? Sì. Ok. Senti il filo qua. K2 ce l'ha Jerry e l'RF ce l'ha Mauro. Ok, ragazzi, gli strumenti si danno segno, avvisa, eh? Avvisate. Occhio, qua sono le scale. Ci sono il cavallino. Sì. Sempre qua. Quella è la porta murata che diceva per andare al collatoio. Ah, è quello? Quella. Quindi, ragazzi, da quello che dicono Marco e i nostri amici dell'SRP, il muro che vedete di là, inquadralo ieri, è teoricamente dove c'era il pozzo, il famoso pozzo delle leggende. I tubi vanno dentro, ma il muro è... Ok, peccato allora che non si può andare. Magari c'è un altro accesso da qualche altra parte. Qualcuno deve averlo aperto, però. Sì. Qualcuno ci ha provato. L'hanno rimurato. L'hanno rimurato. Dopo. Va bene. Sì, è vero. Si sente anche con la mascherina. È bruciato. Ma avevi fatto il conticello. Non è bruciato? Raga, era di là o di o dritto? Dritto? Dritto, dritto, sì, dai. Dritto, Lele. Poi c'è la curva destra, siamo qui. Questo è il punto dove la scorsa volta Daniele ha registrato quelle VP terrificante. Era proprio qua, quando si era messo a correre. Qua? Sì. C'è l'odore di... Vabbè, qui c'è anche normale. Qui sentivo zolfo. Zolfo, bruciato, sì. Ma il zolfo che era? Aveva un po' bruciato. Sì, tipo quello degli accendini. No, scusi, dei fiammiferi quando li... Esatto. Sì. Ah, sì, ok. Dani, qual era il punto dove ti eri messo a correre, ti ricordi? Sì, è vero. Già arrivano, ti chiedo. Ma cos'è che c'è? Niente.
di qua mi sembra che poi si stronca il... No. Ci siamo tutti? Sì, sì. Ok. Sì, sì. C'è un qualche... 3 gradi la temperatura. Ma qua è freddo. Ok. Vieni qua, ti sono per le altre camere. Niente, allora facciamo qualche... C'è un qualche domandino? C'è qualcuno qua con noi? Se volete attaccatevi ai nostri strumenti, non a noi, per favore. So che stasera siamo in tanti, magari potreste essere intimoriti, chiamiamolo, diciamo così. Però siamo qua come sempre solo per capire e scoprire. Fate un rumore, qualsiasi rumore, anche contro i tubi. Percepisco un'aria leggermente più fredda adesso. Da qui? Sì. 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 Tu Midia, senti aria lì? Perché vado a vedere se non ci sono correnti. Può essere. Noi la scorsa volta abbiamo sentito una voce... È un verso, un lamento di un uomo. Quelle presunte anime o entità sono ancora qua? Se sì, potete farvi sentire in qualche altro modo o nello stesso modo dell'altra volta? Vi avevamo sentito in questo cunicolo corce qua. Raga, zitti lì però. Vi sento. Potete fare un rumore? Sì, anche il capo di me. Nessuna attività. Si è illuminato? Sì, ha fatto luce qua. Aspetta, mettiamoci un po' più. Allora, abbiamo scoperto dove arriva l'aria, perché ci sono le lamentele che si muovono. Però con Milvia, effettivamente abbiamo... quella zona là sembra... Cupa. Oppressione. Ok. Qua. Ok. Io magari mi sposterei un attimino lì a... dare un'occhio. No, perché si è illuminato un attimo a... sta il K2, vado un attimo... Sì. Se c'è qualcuno qua può far illuminare questo strumentino che avete fatto illuminare poco fa. Guarda, ne avete quanti ne volete qui? E che si è illuminato? Questo qua. Precisiamo che non siamo qua né per farvi del male né per disturbare. Siamo solo qua per comunicare, cercare un contatto, dimostrare che ci siete. Noi la scorsa volta abbiamo sentito una voce di una signora anziana, sembrava, che grida, scendetemi la torcia, che chiedeva aiuto. Questa signora è ancora qua con noi? Può farsi sentire?
che ci ha ispirato nel microfono l'ultima volta e ci ha fatti sobbalzare. Forse è meglio non saperlo. E scappare. Forse è meglio non saperlo, chi? Sospirato è un complimento. Sì. Porca vacca. Diciamo così. O se c'è qualcuno che vuole comunicare con noi in qualche maniera, ce lo faccia sapere. Ragazzi, ci tengo a dire che gli strumenti, anche l'RF, che solitamente è quello che si illumina maggiormente, è completamente fermo fin dall'inizio del sotterraneo, quindi non c'è stata ancora nessuna rivelazione tranne il K2 di Esther, che a quanto pare ha dato una piccola brillata, però niente di più. C'è qualche entità qua sotto? Qualcuno ha sospirato forte? Io sì. Ok. Scendete le mie torce, basta passarci davanti. Cos'è? Tutto il coraggio dell'altra volta è svanito? Magari sono spaventati, ci vedono in tanti. Siamo in troppi. Mm. Pure io, secondo me, pure per me è così. Non siamo qui per farvi del male, assolutamente. Stiamo cercando solo di capire chi c'è con noi e magari anche capire un po' la vostra storia, il vostro passato. Nulla di più e nulla di meno. Quindi siamo solo qui per dialogare, dopodiché, dopo aver fatto 4 chiacchiere, ce ne possiamo anche andare a casa. Magari veniamo a trovarvi un'altra volta. Però magari scambiare 4 chiacchiere, farci capire un attimo chi c'è con noi, ci farebbe piacere. A noi basta anche un segnale, un colpo su un tubo, un rumore. Qualcuno mette un rumore? No. Ho sentito un tonfetto. Anch'io. Dove? Non lo sai. Era di là, perché di non, là. Non l'ho ripreso. Di là. Aspetta, scusami. Se qualcuno ha fatto una specie di tonfo, può rifarlo? Ma noi veniamo di qua. Sì, la sembra una specie di cielo, fa un po' più. Sì, un lenzuolo. Era qua che sentivate l'oppressione? No, più di là. Ah, ok. Lì finisce. Sì, lì finisce. Temperatura com'è? È andato giù di 2 gradi rispetto all'altra parte. Era 21, 9, 1 grado, 28. Ripetiamo, c'è qualcuno qua con noi? Se si può fare un rumore o palesarsi in qualche maniera? Noi abbiamo molti strumenti, se vi avvicinate ad essi possono illuminarsi. Uno può anche suonare, che è questo qua. Soprattutto non attaccatevi a noi. Qui è forte, qui è
Esatto, non attaccatevi a noi. Prendete energia dagli strumenti, non da noi. C'è molta pressione. Sì, a livello proprio inconscio. Cioè, ti sentivo subito... Che tu giri un po' cerchio. Pure a me, mi sta venendo un leggero mal di testa. Sì, sì, sì. Leggermente, un cerchio. Sì, sì. A me delle fitte più che altro. Anche io. Calo. Un po' le palpitazioni, classico. Anch'io sento come lui. Aiuto. La testa proprio. La testa, però qua sei qualcosa che ti schiaccia. Bravo. Una leggera pressione. Tipo fitta, quando ti premono le tempie. Sì, bravo. No, ma più che fitta è... l'oppressione, capito? Vieni qua, ti piazzi qua quello. Permesso? Quello zoom. E picchiano sempre in quella direzione. C'è qualcuno qua? Noi percepiamo una leggera oppressione. E siamo convinti che qua c'è qualcuno. Visto la volta scorsa. Mm-hmm. Tonfetto, è stato qualcuno? Ho preso un tonfo allora. Qualcuno ha fatto un tonfo? Può rifarlo? Era chiaro però, eh? Sì. Abbastanza vicino. Non è che era un passo sul gradino, Lele. Era tipo un tu. Un passo indietro sul gradino e qualcuno stava scendendo. Non era così. Però lontano. Io sono in mondo. Era esattamente così, però leggermente lontano. A me è passata là e lì era più forte, se no mi sta tornando. Qua mi sta venendo di più quando era. Adesso non so perché. Non giriamoci attorno, dai. Guardare in fondo, c'è una pelle d'oca. Cos'è, giriamo? Se c'è qualcuno può fare un rumore? Raga, non parlate, vi sento. No, infatti. Sì, ma sta arrivando a me adesso. Sta girando, raga. Sì. E se arriva da davanti è un conto, ma da là non può girare. No. Da dietro, da là non può arrivare. Da qui sì, ma da là no. Ci sono le scale qua, Carlo, però. Cioè, magari qui. C'è sul vento, eh. Qui sì, ma là no. Giù l'aria. Là non c'è un cazzo. Sì, davanti sì. Mi sembra strano. Lo strumento, vedere se succede qualcosa. Mi sembra strano che possa girare e non la sentiamo. Siamo qua sul pezzo dove scende dalle scale. Sì, qua la sento. Anche è possibile, magari succede vento. Ma qua si torna su? Sì, qua si esce. Ma siamo sempre lì o in un altro reparto? In un altro reparto? Qui siamo fuori, c'è il bosco. Ah, cacchio allora. Alla posto. Sì, ho sempre la tachicardia che non mi passa. Ma è non forte o è... cioè, stai bene? Là, sì, sì, sto bene. Ah, okay. Però là era più forte, però non mi lascia. E adesso ci spostiamo, magari migliora. Ci spostandoci migliora un po'. Sì, qua va meglio. Non prendete energia da noi, per favore. Fermi! Voce femminile. Non ho capito cosa ha detto, ma l'ho ripresa. Niente dietro. La signora dell'altra volta mi sembrava a me. Davvero?
arrivi qua? E qui? E qui? Anch'io ho freddo. Da me è qui. Che aria, raga! E qui, qui. Anch'io ho freddo. Era come se stesse non gridando, però chiamando qualcuno, non ho capito cosa ha detto. Però deve essere qui. Vuoi fare un rumore? Le possiamo darti una mano, ma abbiamo bisogno di sentirti di più. Stiamo camminando. Me la fai sentire? Sì. Scusa. L'ho fatto io. Ah, ok. Infatti. Ok ragazzi, stiamo per cambiare il reparto perché qua dentro sentiamo delle voci umane, probabilmente sono qui sopra, c'è niente, come sempre. Quindi andiamo nel reparto, quello dove c'è il femminile, nel reparto femminile, e a fianco c'è quell'altro reparto non ben definito, però sono presenti anche sui Ferrari, quindi dirigiamoci lì, ci vediamo tra poco. Siamo venuti qua di sera, era buio così. Abbiamo finito l'indagine, siamo usciti dal reparto, eravamo qua, sentiamo un urlo. Ma di femmina, donna! Siamo scappati. Ma da lì, non da questo femminile. Non lo so, o di là o di qua. Ma forte, mia. Un grido! Ma quando siamo. Che eravamo all'inizio delle scale, che c'era il K2 che sbarrellava. Sì. E io gli ho fatto la domanda e gli faccio. Ma se ti faccio una domanda. Cerca di rispondere, se dico Ave Maria ti dà fastidio. Pam, rosso. Fino alla rosso. Mizzica. Si è andato a rosso, a manetti, infatti mi siamo andati via, eravamo io e lui e basta. Da soli di sera qua eravamo. Permesso. Permesso. Illumina. Lidia, un arancione era adesso il tuo. Ah, non l'ho mica visto. Eh sì. Questo è quello famoso, questo qua. Sì, sì. Dove c'era la porta che tremava, ti ricordi? Famoso, quello del luogo, no? Questo non è questo dicevano ai tempi, che è il reparto più infestato del mondo. Ma questo cos'è? Non è femminile, non però, so, non si sa questo. No, femminile è quello di là, infatti. Questo non si sa, però. Non lo so. Questo è perché sono gli abitanti, era quello nel prato, che hanno buttato giù. I dannati? No, alt. Quello del prato, che dici te, sotto portavano gli agitati per fare le cure e automaticamente facevano delle torture. Okay. Però sotto nei sotterranei, infatti perpendicolarmente, sì. si dice, non è nulla di certo, che perpendicolarmente sotto quel giardino lì c'è la sala dei colatori. La sala delle torture con elettroshock e... che hanno murato, non puoi entrarci infatti. In nessun modo. Però ti ricordi che all'inizio c'era una palma lì? Sì, esatto. Quello lì c'era un reparto anche lì. C'è borso lì. Cos'è questa roba lì? Aspetta, Jerry. Ragazzi, qua voi iscritti siete fondamentali. Se qualcuno di voi conosce questi simboli, potrebbero essere anche simboli a caso. Ma se qualcuno di voi riconosce questi simboli, ce lo faccio sapere qua sotto nei commenti, perché noi non sappiamo minimamente di cosa si può trattare. Non sono simboli a caso. No, non sono simboli a caso neanche secondo me. Sembrano qua, non lo sono, ma sembrano quasi kanji giapponesi, però non sono kanji giapponesi. Non lo so. Quindi ragazzi, se qualcuno di voi sa qualcosa, fatecelo sapere come sempre nei commenti. Siete tanto bravi, lo sappiamo. Facciamo anche affidamento su di voi.
decidiamo un punto. Andiamo giù. Fototrappola vuoi mettere? Potremmo metterla dove l'avevo messa l'altra volta. In quel... Ah, ok, sì, mi ricordo. O se no, dove c'è la porta giù, anche che aveva tremato. Scendere è qui all'inizio, tutto a destra. Che senti il vento fuori. È terrificante di tutto. Sì, lo zoom mi sa che qua lo metto via. Miglia, andare giù da solo. Cos'è sto rumore? Cos'è sto rumore? Ma sono, secondo me sono le foglie piccate. No, è rumore un po' metallico. Sì, ma sono dei rami. Dobbiamo andare sotto, sennò qui non ne veniamo fuori. Troppo vento, dobbiamo andare giù. Andiamo giù. Ancora? Sentito? Vero? Metto lo zoom. Questa è la musica. Sì, questa è la musica. Di là era, vero? Sessione attiva. Ragazzi, zitti un attimo. Ancora, ho preso. Non vorrei che fosse il vento. Ha parlato qualcuno? Hai parlato tu, Miglia? Io sento dei rumori come camminare. Passo. Poteva essere il vento, appunto, prima. Anche se quello dell'altra volta. Io non vorrei che sia il vento che passa in qualche porta. Sì, fa. Chiusa e fa un po' di e fa... fa quel rumore. E giro capogiro io. Sì. Dani, tu la spirit ce l'hai? Sì. Ma se provassimo a fare una sessione? Giù là, al solito posto. C'è una sessione giù c'è la porta. Non c'è la porta. Sessione giù. Spirit box possiamo farla, dai. Posso dire una cosa? Prima volta che vengo a Mondello di Notte, gli strumenti sono fermi tutti. Sì. Prima volta. No, secondo me... Sono tanti. No, non è che sono tanti, sono disturbati da... musica e... Ah, beh, certo. Quando... Ragazzi, purtroppo più si va avanti col tempo più questo posto è più frequentato da gente. Se c'è qualcuno può picchiare da qualche parte, sul tubo, sulla porta, di metallo. Sono stata io. Sì, sì. Ti vedo un po'. A volte mi viene della tachicardia per niente. Soprattutto. Non sento niente, sinceramente. Tuffo. Non sento niente. Dove senti quel tuffo? Di là. Ho più tanto attraverso il muro. Cioè, sembrava molto di là. Ma di là è... Cos'è, la piccola cieco di là? Sì, però c'è tipo un'area entrata come questa.
Cioè, continuiamo così. Devi cantare. Se c'è qualcuno potete rifare il rumore? Che c'è Dani? Si è mosso qualcosa. Si è mosso qualcosa? Ho sentito. Ma tipo passo tipo così? No, no, non così forte. Ho sentito... Cioè quando ti muovi che fai così. Ah, tipo il tipo il jubotrife. Ok. Ok ragazzi, ci stiamo spostando in un altro cunicolo dove anni fa avevamo registrato la voce Sono brutta e dove c'era quella porta che aveva tremato sempre anni fa. Gli iscritti vecchi se lo ricorderanno. Che c'è raga? Niente. Ah ok, sembra che avete sentito qualcosa. Stavamo aspettando che finisci di parlare per muoverti. Ah ok. Ok. Let's go. Ci sei Erika? Sì, mi sono spaventata per questo. il nastro malefico. Non l'avevo visto. No, qua, ma qua. Occhio qua, eh. Guarda qua in basso, qua è liscio il muro. Ragazzi, Mauro ha portato del gesso per segnare la strada. Ok ragazzi, stiamo continuando il nostro cammino all'interno del cunicolo sotterraneo di questo reparto, che ricordo essere il reparto da noi soprannominato il più infestato ai tempi era. Poi mica tanto in realtà, però è un po' tutto più infestato ragazzi in questo posto. Mombello è veramente carico. Occhio la testa ragazzi qua, eh. Fermi. Che senti tu? Come che respira? Erika, vieni. Ok ragazzi, Erika ha acceso lo zoom perché Daniele e Carlo hanno sentito qualche rumore. Tutti in silenzio. Massimo silenzio. Raga, fermi di là. Sento camminare. Raga! Fermi. Io. Raga, fermi. Cosa hai sentito? Tutti e due eravamo lì all'angolo e abbiamo sentito un sospiro, un affanno. Come se ci fosse qualcuno di tutto a casa. Sì. Sì. Concentriamoci sulla nostra. Ok. Tu tieni acceso il zoom? Ok, perfetto. Dovresti dirci qualcos'altro, siamo qua.
Tra l'altro non era uscita da lì, ma nella biblioteca. Sì. E non aveva sentito le sue. Erano le bottine? Sì. Sì. C'è qualcuno qua? Se si può comunicare attraverso quello strumento che abbiamo piazzato sul pavimento, per favore. Non abbiate paura, non vogliamo farvi del male. Voglio solo comunicare con voi, parlare. Vi dà fastidio questa specie di incenso? Se sì, potete rispondere? O se diamo fastidio noi, eh? Ragazzi, ho cambiato batteria perché si era scaricata. Non so se la telecamera era già accesa o meno, cioè era già spenta, ma si è sentito una specie di tonfo barra rumore. Sembrava un sasso che cadeva. Sì, dei sassolini. Nel cunicolo in fondo. Sì, penso sassi, non lo so. A questo punto spero che la spirito non copriva troppo il rumore. Lo zoom sicuramente l'ha preso. Sì. Se è stato qualcuno a far quel rumore di poco fa, può rifarlo? Per caso vi diamo fastidio? Se vi diamo fastidio potete far illuminare il K2 per piacere? Ho fatto un rumore. Cosa passi? Cosa?
tipo passi leggerissimi dentro lì. Sembra quasi addormentato stasera al posto. Cioè non scarico, proprio in stand by. Tranne il rumore di poco fa che... Ragazzi, il rumore di poco fa era di qua. Mi sono sentito toccare il braccio, eh. Ragazzi, Daniele si è sentito toccare il braccio della dove ha in mano la torcia. Fermi. E la torcia sta facendo questo. Raga, fermi. È andato via. Sbarella. No, no, il viso. Segna un viso. Guarda, si muove il mirino, eh. Sì, sì. Fermi. E sbarella la torcia. Ancora? Si sta restringendo il mirino. C'è qualcosa là, raga, secondo me. Mm. Ma perché non rileva? Più destra. Destra. Dove c'è la colonna grigia? Bom. Scusa. Cos'è che avete detto che male nel manico? Sì? Guarda. Il mirino. Sì. Quello è il viso, sarebbe. Sì, lo vedo. Però gli strumenti non rilevano. Ma non lì, Adesso dove c'è la torcia Marco? I bei piedi. Al tuo piede. Davanti a te per terra. Ecco. Adesso si sta ingrandendo leggermente. No, non lì, davanti a te. Sul pavimento. Vicino al coso bianco. E lì. Si muove. Guarda come impazzisce. C'è qualcuno qua. Cos'è? Questo ha suonato. Infatti. Sì. Fino all'arancio. Ragazzi, si illumina l'RF, fermi che forse. K2 da pensionare. Cos'è? C'è qualcosa qua, no, raga. No. Guarda il mirino come si sposta, si ingrandisce, si diminuisce. Guarda che roba. È sempre qui? Sì, sì. Sì. C'è qualcosa che gira e sta cercando di metterlo. Eccolo, l'RF ha brillato, Perfetto, c'è qualcuno qua. Era ora. Anche mio. Ma qualcosa è qua davanti a noi, allora. Si è ingrandito, Non lo sta pestando. Ma più che altro volevo vedere la temperatura. Ma raga, seri perché la prima volta. Eccolo, altra volta. RF fino all'arancione. Ancora illuminato. No, l'RF si sta illuminando. Sì. Se c'è qualcuno qua può far illuminare lo strumento che ho in mano io? Aspetta che vado a prendere il mirino. Sparito il mirino, non c'è più. Ce l'ho attaccato io. L'ho detto io. 21.5, 21.6, 21.8. È riapparso. 21.8, ma come sbaglia? È scomparso un'altra volta. Temperatura adesso è 21.8. 9, sta salendo la temperatura. Prova a prendere la spirit, Dani. Ragazzi, abbiamo cambiato zona, ci siamo messi praticamente dopo la porta che aveva tremato anni fa, che è qua. Perché qui, come avete visto, l'RF si è illuminato ben 3 volte, una volta ha suonato e il mirino della fotocamera metteva a fuoco qualcosa che non c'era. La spirit. Ti ha mandato in palla? Il mirino non c'era. Allora, all'RF. Dato su filo rosso. Sì? Sì. C'è qualcosa là allora, ragazzi. Per caso stai mandando fuori uso lo strumento? Guardalo. Ragazzi, illumina. Stavo dicendo. Sì. Per caso stai mandando fuori uso lo strumento? Sì. Questo sì, qua, sì, lo spirit? Sì, ancora? Sì. L'hai beccato. Ma se sei qua con noi puoi farlo arrivare fino all'arancione almeno? Ce la fai? Guardalo! Oh, bravissimo, bravissima. Posso farti altre domande? Non ti dà fastidio, vero? Ok. Sei una donna? Se sei una donna puoi farlo illuminare ancora?
Sì. Ok. Raga, sta rispondendo coerente al massimo proprio. Aspetta, ma sei per caso la donna della scorsa volta? Del suono brutta? Esatto. Mi conosci a me? Ti ricordi di me che sono passato attraverso la porta? Non recentemente, un po' di anni fa, eh? È passato parecchio tempo. Che sono passato attraverso questa porta qui, di ferro. E qualcuno l'ha fatta vibrare. Eri stata te? Dovrebbe fare uno rosso e uno blu. E fa tutti e due rossi. E non va in aria. Ci sei ancora? Questo non si... Non si accende la M. Questo. Capito? Ti va di comunicare con noi ancora un po'? È solo FM. In tutti e due i canali. E che serve la M? Perché sono basse frequenze. Puoi tornare qua, per favore? Sì, infatti appena sei allontanata hai ripreso la spirit. Ha ripreso. Ho preso la spirit box, la temperatura lì si è stabilizzata. Puoi ripetere per piacere? Temperatura alta giù. Ancora? Ancora. Sì. Ecco, sembrava, come se avessi sentito fino a voi. Sì. Perché mi ispirava di me. Ma sei lì il tuo nome, per piacere? Come ti chiami? Lo so che per voi è difficile, ma prova ad, non so, o ad avvicinarti di più o alzare tutta la forza che hai per la voce, perché ti sentiamo male. Prendi energia dai nostri strumenti se vuoi. Sta tornando, perché la temperatura si sta sballando. Ocio, io ve lo dico. 21,7, 21,8, 21,9, guarda che roba. Termometro, ping, ping, ping. C'è la donna con cui stavamo parlando poco fa? Aria leggermente fredda, sento sulle gambe. Adesso ti faccio una domanda, ti chiedo di caricare tutta l'energia che hai e rispondermi secca, ok? Per caso c'è qualcuno che ti impedisce di parlare? Io sto avendo una sensazione come se c'è qua, cioè, la donna di prima c'è, ci ha dato il segnale che ci sono, però non riesce, non può farsi sentire bene perché c'è qualcosa che la trattiene o qualcuno che la trattiene. È sempre quello dell'altra volta, quello che ti dicevo su di sopra, che con l'altro non è lei. Che può essere quella che abbiamo fatto dall'altra parte, che si è scappato dall'altra parte. No, tra... lo stesso. Sembra esatto, è simile. Tu prima hai acceso il... Palo Santo. Il Palo Santo. Quello cos'è che fa? Da... Purifica. 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 Togliere. Poi accendiamo ancora se non chiedo troppo. Perché ho notato che prima l'ha acceso, si è sentito un rumore e poi è poi il sasso, eh? Anche il sasso di prima. Sì, si è sentito un rumore dietro
e poi si è sentito, cioè si è attivato un attimo, capito? Ma tante volte attira, tante volte ci è capitato che l'abbiamo acceso o se c'è qualcosa di, di negativo, esatto, mi dà fastidio, cosa di cattivo, secondo me vuole essere, se ne va e lascia comunicare, però magari, esatto, però magari se ne va proprio, è tipo la salve bianca quella roba lì, purifica, ok, infatti senso. Poi nel senso se purifica, se c'è qualcosa di negativo lo manda, da fastidio. O dà fastidio, o gli dà fastidio e lo fa. Appena acceso, per un attimo si è attivato. La zona si è attivata per un attimo. Non impazziscono perché dà fastidio o se ne vanno. Se è negativo però. Cioè li provoca praticamente. Sì. Può provocare una reazione. Cosa mi ha attaccato la gamba? Adesso? Ma sfiorare, ti sentito sfiorare? No, proprio che mi ha attaccato. Così. Vi dà fastidio questo... Il palo santo? Il palo santo? Se vi dà fastidio potete interagire? Vi dà fastidio questo incenso? No, è andata via. Il tempo un quarto d'ora avevamo degli scontri. Attività, K2 fino al rosso. Che attività avevamo, i riscontri, capito? Risposte, segnali. Stasera ha segnali pochissimi. Sì, però poi c'è un mucchio di gente. Secondo me è proprio disturbato, secondo me. Sì. Le frequenze non sono giuste. Purtroppo più si andrà avanti e più. Sarà così. Sì, l'altra volta almeno il K2 al rosso l'abbiamo andato. Ma qualche segnale l'abbiamo visto. Sì, 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 no, la ref sì. Non vorrei che sia disturbata dal fatto che fuori c'è movimento, capito? Andiamo via. Sì, cioè no, cioè nel senso, secondo me siamo almeno girato destra a sinistra a pochi niente. Non possiamo andare, c'è troppa gente. Secondo me si è la tappiata, secondo me qualcosa si è mosso, però secondo me sta proprio sulla ritirata, che non si vogliono far vedere proprio loro. Oppure quelle poche manifestazioni, esatto, sono limitate. Io mi sentirei di fare un altro giro di là, se vi va, se no andiamo di via. Di là c'è gente. No, di là, non di qua. Fatto così. Però ma non me ne sei resa conto, se no cioè, fatto dopo gli ho chiesto, ma senti un po', ma sì, non ci dai peso girata, lì per lì. Per quando ti sei girata, perché ti sei girata? Vabbè, mi sono sentito tirare il calzone, ma che... ectoplasma, e pensavo fosse la Esther, ma lei non c'era, perché lo dico su papà, cosa fa? Ma no, è filmera. Magari ricapitolando, Giulia si è sentita toccare il polpaccio, cosa che anche Jerry ha segnalato prima, sì. Però lì per lì non ci ha dato peso. Raga, comunque se andiamo dietro di noi, sì, si risale. Sì, andiamo. Quindi vediamo, magari facciamo un po' nel reparto, poi se non succede niente andiamo sì, via. Sì, sì. Ok ragazzi, siamo nel reparto femminile, lo stiamo un attimo un po' esplorando così, per vedere se ci sono sensazioni, ma comunque stasera sembra proprio, ecco, cosa devo fare? Sembra proprio più scarico del solito. Un sasso? Come l'ha lanciato un sasso? Ma va? Cos'è che è successo? Ma da dove? Allora, dal colpo che io ho sentito pensavo fosse lì. E tu mi dici che può essere un sasso. Cioè, un sasso è uscito da sta strada? Sì, sì, perché io l'ho sentito. Io l'ho sentito. È piombato la tavola proprio. E non è qualcosa del soffitto, perché tu. Sì, sì, sono. Questo è intonaco, si sposta e basta, non ci sono buchi di sassi. Eh no. Cioè, qua è forte. Non ci sono. È rotolato. È rotolato. No, l'ho sentito anch'io. Diamoci qua, facciamo un po' di silence. Facciamo così. Sento un peso allo stomaco. Sì. Qualcuno per caso ha lanciato un sasso, ha fatto muovere qualche maceria? Perché se fosse caduto avrebbe fatto
Tu? Certo, invece è arrotolato. Sì, infatti, ma io posso addirittura, cioè come se fosse addirittura pensavo fosse successo caduto da non caduto, no, che fosse stato fosse arrotolato da lì vicino, invece no, no, l'ho visto là in fondo. Cercare un pezzo di collo che si sentiva. No, facisce, ma quello proprio è stato un lancio. No, si è sentito quel top top top. Così si è sentito. No, è qualcosa che. Anche perché se cadeva da dove cade un sasso qua? E ti viene in mente tipo quello sulla vita che siamo andati, che sei stata mossa la tegola. Sì. Col fenomeno. Sì, madonna mia. Mamma mia. Era più leggero. Però non mi ha preso un po' fatto. Qua sì. No, là era un mattone gigante. Aspetta, là, sti cavoli, Però tipo un fenomeno simile. Noi mo eravamo sopra, non abbiamo sentito. Non abbiamo sentito. Era un fenomeno simile. Ecco quello. Perché non salivano, non salivate. Sì, no. Ragazzi, noi proviamo ad andare di sopra, non so l'altro team cosa vuole fare. Chiedo. Dani, noi andiamo di sopra un attimo. Sì. Voi state giù? Sì, dai. Ok, voi si cade. C'è la ragazza della scorsa volta, ti ricordi di noi? Io e lei siamo già venuti. Ci hai fatto sentire, ci seguivi quasi, ci hai fatto sentire il tuo odore. O quello che era il tuo odore. Ti sei spenta la... Sembra la stessa? Sì, la fila famosa. Come ho detto... Ma cosa? Questa cosa con delle luci, Raga! Qualcosa sta interagendo con la torcia. Metto non so. Se c'è qualcuno. Se c'è qualcuno qua dentro, puoi rifare. Puoi reinteragire con la torcia, la luce di Miglia, per favore? Strano, ha fatto. No, proprio quando sono entrata si è spenta completamente. Sono uscita, l'ho riaccesa, siamo rientrati. L'hai fatto tu? Hai sentito che sì? Io ero in silenzio. Io ero in silenzio. Pensavo che diceva sì. No, io non ero. Quello che io dicevo, lei diceva sì. Ma che faccio? È assurdo. Spero che l'ha captato la telecamera. Io ero convinto che eri in testa. Anch'io, infatti, mi sono girato. Io qua l'ho sentito, sì. No, raga, se l'ho detto non mi sono accorta di dirlo. Cioè. Poi si vedeva. No, come se tu avessi detto sì, che stavi lì al momento. O era un sì, o era... Così. Prova. Sei te. Prova a risentire. Ma sei stato tu adesso? Ho detto prova a risentire io. No, raga, l'ho sentito qua, due. No, io stavo dicendo prova a risentire. Silenzio tutti. C'è una donna qua dentro? Dai, sono giù loro. Eri tu? Non ho capito perché. Cioè, se non eri tu, aiuto. No, perché io non sembrava che veniva da quella zona. Da lì veniva. O da lì o da qua. Non ci abbiamo fatto. Cioè, non raga, tutto. Allora sono stata io, non mi sono accorta. No, ma si vedrà nel video. Nel video si capisce. Però era inquadrato verso di lui. No, anche a me. Esatto, eri così. Quindi. Vabbè, poi era svelato l'arcano. Che si spegne tutto d'un botto. Questa poi è una bella forte, questa è quella famosa che avete proprio si spegne. È come se fosse questa qua, si facesse. Infatti. Così, e poi si accende. Ripetiamo, c'è una donna? In realtà c'è, è proprio femminile, quindi. Più che altro che vive ancora qua. Esatto. O qua veniamo sempre qualche riscontro, questo reparto qua. Però legge positivo. Sì, non si. No. L'odore buono di fiore.
No, non c'è niente, non c'è niente. Raga, scendiamo, va, tanto. Cosa? Esito, no. Anch'io ho sentito. No. No. No, raga, non sì. Si è spenta. Ma non sono loro? Si è spenta ancora? Ma stiamo scherzando? Era una voce femminile. Ma Chiara! Andiamo via. No. No. Ma sono tutte sentite. Sì, sì. No, no. Questa è una voce femminile qua. No. Ma Chiara, io pensavo che era lei. Anch'io pensavo che era la Milvia, perché era proprio era Chiara. Era femmina. Come tu hai detto, scendiamo, raga. Una cosa così ha detto no. In contemporanea, anche prima. Beh, comunque era ancora in rec, quindi l'ha beccata. Perfetto. Scendiamo, va, tanto. 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 Io ero straconvinta che eri stata tu, talmente era. E poi si è spenta la. Dai, raga, andiamo via, tanto. Scendiamo. Andiamo giù? Sì. No. Cos'era? Ho sentito anch'io. Porco due! Io non ho sentito. Sì. No. Ha detto ancora no. È dietro l'angolo. Minchia, che cazzo, porco due. Comunque è femminile, eh? No. 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 Ok, ragazzi, è il momento di togliere le tende e ultimo momento, ci sono stati i lievi più interessanti, quindi analizzeremo. Adesso si è fatta una certa ora e andiamo via. Niente, ragazzi, andiamo. Ok. No, mi sembra. Ok, niente. Grazie. Ci vediamo tra poco per le conclusioni. Ok, ragazzi, siamo usciti dal manicomio. Questa è la conclusione. Che dire, è stata un'indagine molto tranquilla, se vogliamo. Questa è stata un po' anomala, tra virgolette, perché Bombello di notte così, vederlo così tranquillo, è strano a livello di fenomeni. Probabilmente abbiamo ipotizzato che siccome il posto è talmente troppo frequentato da gente che vabbè. È entrata gente anche stasera. Mamma mia. Però qualche fenomeno l'abbiamo riscontrato. Sì. Poca roba. Poco, esatto. L'RF un po' nei sotterranei quando ci siamo messi dopo la porta che ai tempi aveva tremato, di qualche segno l'ha dato, anche coerente. Poi c'è stato il fenomeno della torcia di miglia al secondo piano del reparto femminile. E quei EVP che io spero. I due EVP. I due EVP che spero che abbia captato, perché sono allucinanti, eh. Sì. Speriamo. Abbiamo sentito tutto con orecchio a orecchio nudo, quindi. E anche le EVP che avevo sentito qui all'inizio, che si è sentito chi è. Esatto. Niente, ragazzi, tutto sommato il sasso, che vabbè, noi eravamo di sopra, quindi non sì, esatto. Io l'ho sentito, quelli con loro, quelli sì, testimoni. E niente, ragazzi, questo è tutto, spero che vi sia piaciuta questa nuova esplorazione barra indagine all'ex manicomio di Bombello. Io ringrazio ovviamente gli SRP per. In realtà questa è una conclusione che poi passerò anche a loro, come se vuoi dire, però anche tu. Sì, no, beh, l'ho detto, cioè alla fine abbiamo sentito qualche VP, poi comunque, ripeto, come ha detto Lele prima, è stato un po' un'indagine abbastanza tranquilla, perché comunque Bombello di solito regala degli EVP un po' più netti, solo che stanotte è stata anche un po' disturbata dalla gente che c'era, perché abbiamo trovato gente in giro, sì. Tra l'altro, quindi, solitamente anche gli strumenti davano più segni di sera, sì, Bombello, sì. Stanotte in proprio zero. E anche la Spirit zero totale, tranne qualche verso strano ogni tanto, cioè, quelle cose là. Diciamo che abbiamo riscontrato più fenomeni tramite EVP e fenomeni concreti, nel senso sassi che sono otturati e passi e sì, queste cose qua. Quindi nulla, ragazzi, questo è tutto. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel like come sempre per supportare i due team in questo caso. Detto questo, ragazzi, ci vediamo alla prossima indagine, sempre solo qui su GHI e SRP. Alla prossima, ragazzi. Ciao. Ciao. Battella. Pensa a me.